Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Ecco, fratelli e sorelle, siamo alla vigilia del nostro convegno diocesano. E vogliamo prepararci non tanto esteriormente quanto interiormente. Vogliamo cioè purificarci per incontrare il Signore. Il Signore disse a Mosè: scendi, scongiura il popolo di non irrompere verso il Signore per vedere, altrimenti ne cadrà una moltitudine. Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si tengono lontano. E Mosè salì sul monte. Il popolo stava a distanza, non osava salire. Il Signore disse: purifica il popolo prima di accostarsi. Io scenderò e parlerò per mezzo tuo al popolo. Si inaugurava la vecchia alleanza, ma noi siamo nella nuova alleanza. Il mediatore Gesù è sceso in mezzo a noi e le barriere sono state tolte. Per cui possiamo avvicinarci a Dio in Cristo Gesù. Noi che siamo stati iscritti nell'albo dei primogeniti di Dio, noi che siamo condotti in Cristo Gesù alla perfezione, possiamo accostarci a Dio, ma riceviamo ugualmente la purificazione. La riceviamo questa purificazione non nel sangue degli agnelli o dei tori, ma nel sangue di Gesù. È in Lui che noi siamo aspersi dei nostri peccati. Senza una purificazione interiore non possiamo avvicinarci a Dio ed entrare in comunione con Lui. Questo allora è il momento opportuno. Il Signore non mette più una barriera perché la barriera è tolta. Il Signore non viene nel tuono, nell'uragano, nel fuoco sulla vetta del Sinai, ma il Signore viene nel fuoco interiore che il mediatore stesso ci piacerà. La barriera è tolta e in Cristo Gesù noi abbiamo l'aspersione del sangue più grato a Dio di quello di Abele, come dice la lettera agli Ebrei. È nel sangue di Gesù che noi vogliamo essere purificati dal Signore. Invochiamo il sangue di Gesù in questo momento come aspersione dei nostri peccati. O sangue di Gesù, noi ti invochiamo su di noi e nel tuo sangue, Signore Gesù, che veniamo lavati dei nostri peccati e possiamo accedere al Padre dei lumi. Sangue di Gesù, purificaci. Purificaci. Sangue di Gesù, purificaci. Sangue di Gesù, purificaci. Sangue di Gesù.
purificaci. Sangue di Gesù, liberaci. Sangue di Gesù, sangue della nuova alleanza, noi ti invochiamo, la tua forza redentrice distrugge il nostro peccato, perché il tuo sangue, questo sangue dell'aspersione, ha una voce più eloquente di quella di Abele. O Signore Gesù, in te noi ci avviciniamo al Dio vivente. Noi entriamo nella duranza festosa della Gerusalemme celeste. Noi entriamo nella duranza di miriade di angeli. Entriamo nell'assemblea dei primogeniti scritti nei cieli. Entriamo nell'assemblea degli spiriti dei giusti, portati alla perfezione. Sangue di Gesù, scendi in remissione dei nostri peccati e fa che in questa aspersione dell'acqua rituale il dolore dei nostri peccati scende dentro di noi e il perdono del Padre ci faccia degni di stare insieme con te nell'assemblea dei santi per lodare, benedire e glorificare colui che ti ha dato a noi mediatore della nuova alleanza. O Dio grande e onnipotente, che hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e di santificazione, venisse lavato il nostro peccato, degni di benedire quest'acqua che noi nel tuo nome benediciamo, e rinnovi in noi, o Signore, la fonte viva della tua grazia, quella ricevuta nel santo battesimo per il sangue di Gesù sparso per noi, in modo che noi possiamo, purificate nell'anima e nel corpo, accedere a te e assidersi per il grande convito dell'Eucaristia. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergimi, o Signore, con il sopo e sono più bianco della neve. Purificami, o Signore, nell'anima e nel corpo, perché io possa accedere a te con cuore puro e anima monda. Canto numero 137. Signore, sono un povero. Io vengo alla fonte dell'acqua pura. Vengo al tuo costato. Tuo Signore, lavami con tutti i fratelli. Fammi respirare la purezza del tuo cuore. O Signore, ho bisogno della tua grazia, della tua carità, del tuo amore. Io mi prostro davanti a te. Tu sei il mio Signore, il mio Salvatore. Tu sei la mia vita. Tu sei la mia luce e la mia forza.
Tu sei la misericordia del Padre, Signore, avvolgici della tua carità e della tua misericordia. Sgorgata dal tuo fianco, Cristo Signore, una fonte di acqua viva che distrugge il peccato nel mondo. Alleluia. Alleluia. Al Signore che regna sia lode, amen. Alleluia, al Signore che regna sia lode, amen. Dio ci ha chiamati alla fede con il Vangelo, per il possesso della gloria del nostro Signore nostro Gesù Cristo. Siamo di a Lui e salvato, perché degno di ogni nostro canto. Alleluia, al Signore che regna sia Alleluia, al Signore che regna sia lode, amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola
sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi. C'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia. Ma poi disse tra sé: contro il mio avversario fammi giustizia. Per un certo tempo egli non volle, ma poi disse: anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: avete udito ciò che dice il giudice disonesto? E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia. Al Signore che regna sia lode. Amen. Alleluia. Al Signore che regna sia lode. Amen. La domanda che Gesù fa al termine della parabola è senza risposta. Gesù pone questo interrogativo che martella dentro il nostro cuore e che risuona nel mondo oggi più che ieri. Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà più la fede nella terra? Gesù si aspetta una risposta negativa. Non troverà più la fede. Ed è per questo che Dio non esaudisce la preghiera. O meglio, sono poche le preghiere e inefficaci quelle che vengono rivolte a Dio. Se il Padre del Cielo, che è così buono ed è sempre pronto ad esaudirci, permette che tutte le cose vadano male, è segno che si prega poco e si prega senza fede. Si prega così per ottenere, ma non si è nelle condizioni di chiedere. Manca la fede, quella fede che ci fa retti davanti a Dio, che ci giustifica. Il mio giusto vive di fede. Quando Gesù dice che il Padre suo ascolterà e farà grazia a quanti chiedono, dice questa parola: avete udito ciò che dice il giudice disonesto?
Ora Dio non farà giustizia ai suoi eletti, i suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di Lui. Non li farà tenere a lungo. Anzi vi dico che ascolterà prontamente. La sottolineatura va su questi eletti, i quali hanno un padre, che riconoscono come padre e a cui si rivolgono come a padre. Si tratta di eletti che si sentono figli del padre. Si tratta di eletti che credono nella potenza del padre e nell'amore del padre. Si tratta di eletti che gridano a Lui nella fiducia di essere subito ascoltati. E la parola di Dio ci dice che gli eletti di Dio, quelli che credono in Dio, quelli che chiedono giustizia, vengono ascoltati dal Padre, perché questa è parola di verità. Gesù non mentisce, Gesù non blandisce per quietare, Gesù pronuncia una parola che è verità, che non verrà mai ritrattata, perché è la verità stessa che parla. E allora, ecco, incominciamo dall'ultima parola, la nostra breve riflessione. Gesù ci interroga questa mattina e ci dice: quando il Figlio dell'uomo verrà sulla terra, troverà ancora la fede? A che punto è la nostra fede? Gesù viene, viene continuamente. C'è la venuta ultima, quella del giudizio, che avverrà quando meno ce l'aspettiamo. Ma ci sono le venute intermedie del Signore. Ci sono le venute personali del Signore e c'è una venuta misteriosa intermedia che noi non conosciamo, attraverso un segno che noi non sappiamo, come quando avvenne il diluvio, che mangiavano e bevevano e all'improvviso scoppiò il cataclisma e venne il diluvio. Come al tempo di Sodoma e Gomorra, mangiavano, bevevano e si divertivano, e all'istante i cieli si aprirono, piovve, zolfo e fuoco, su tutta la terra, e le cinque città furono inghiottite. Non è la fine, ma è la venuta intermedia di Cristo, che viene annunciata e che noi non sappiamo. Ci si lamenta, fratelli e sorelle, che oggi la nostra predicazione non è più apocalittica. Eppure un poco di apocalisse fa bene alla predicazione. I grandi evangelizzatori usavano anche il genere apocalittico, perché nel genere apocalittico c'è anche la verità che non possiamo noi disattendere. Oggi ci si lamenta che nella Chiesa l'evangelizzazione ha perduto la dimensione apocalittica e anche per questo fa poca presa.
L'evangelizzazione manca di segni e manca di apocalisse. Se il Signore dà dei segni e se mette sulla bocca degli evangelizzatori un po' di apocalisse, intelligente, che ti rifaccia la scrittura, una nuova efficacia della predicazione, noi noteremo nelle masse. La fede viene robustita e il timore di Dio aprirà le vita, la via, a una fede robusta, a una fede nel Signore che viene, del Signore che vuole la nostra santificazione, la nostra salvezza. Prepariamoci alla venuta del Signore. A noi sul momento non interessa né la venuta ultima del Signore, né la venuta intermedia del Signore, collettiva, universale. Non sappiamo, nessuno può fermare niente. La verità è quella del Vangelo, la verità è quella predicata dalla Chiesa. Non ci sono altre fonti di verità, ma noi attendiamo sempre il Signore, siamo in continua attesa, ed anche il Papa parla di una venuta del Signore misteriosa. Noi attendiamo la venuta del Signore, quella di giorno per giorno, nella nostra vita particolare, nella nostra famiglia, nella nostra società di oggi, e dobbiamo essere pronti alla venuta del Signore. Irrobustire la nostra fede nel Signore che viene e rendere più giusti i nostri sentieri, appianare i nostri sentieri per la venuta del Signore. Oggi si è ascoltata la voce del Signore. Prendetene atto. Appianate i vostri sentieri. Smussate i colli. Ricolmate le valli. Aspettate il Signore che viene. E intanto pregate. Pregate incessantemente. La seconda sottolineatura che ci dà il Vangelo di oggi è questo di non stancarci mai nella preghiera. Se noi siamo fedeli, se noi siamo gli eletti del Signore attraverso la fede, perché è nella fede che noi siamo eletti, noi che crediamo in Gesù e viviamo la nostra fede. Allora abbiamo il diritto e il dovere di pregare, e pregare incessantemente, insistentemente. È questo che dice Gesù in altre pagine del Vangelo e che esemplifica qui, in questa parabola del giudice disonesto. Un giudice disonesto che non teme Dio e non ha riguardo a nessuno, è proprio un cattivo. Guarda soltanto se stesso. E per guardare se stesso, dall'insistenza di questa povera donna che chiede giustizia, dice: non ne posso più, le farò giustizia. E le fece giustizia. Ora, se un giudice iniquo si comporta in questa maniera, quanto più il Padre vostro dei cieli, che è buono, non ascolterà la voce non di un estraneo, ma di un proprio figlio, di un eletto, che grida a lui. Pregare insistentemente,
Così ci dice il Signore: bussate, vi sarà aperto, chiedete, vi sarà dato. Bisogna pregare continuamente, dice il Signore, senza mai stancarvi. E in Isaia è detto: non datevi riposo quando pregate, e non datemi riposo, non datevi riposo voi, e non date riposo a me. Stancatemi, insistete, bussate. La parola di Dio si deve verificare. Non può restare così, non verificata, perché è parola di Dio che quando enuncia un evento, questo evento che è radicato nella parola, cade sotto i nostri occhi, sotto la nostra constatazione. Perché la parola di Dio che fonde gli eventi non sono annunciati dalla parola di Dio, ma sono effettuati dalla parola di Dio, sono radicati dalla parola di Dio. Intanto avvengono in quanto Dio ha parlato. E se Dio ha parlato, l'evento è sicuro, questa è la nostra fede. Non sappiamo come, non sappiamo quando, ma è sicuro che Dio esaudirà le preghiere degli eletti che gridano giustizia davanti a Lui. Qual è la giustizia che noi chiediamo al Signore? È la sua venuta, è la sua salvezza. Questa è la giustizia. Quella povera donna gridava: salvami, o giudice. Chiedeva non tanto la vendetta, quanto la propria salvezza. E allora quando noi preghiamo, dobbiamo chiedere non tanto la vendetta di questo o di quello. Sarebbe una preghiera cattiva che Dio non esaudisce. Ma chiediamo la nostra salvezza, questa sì. Perché la nostra salvezza ci appartiene, è Dio che la vuole. E quando è in pericolo la nostra salvezza, dobbiamo chiederla al Signore con insistenza, nella sicurezza che il Signore ci ascolti. E allora, fratelli e sorelle, questa mattina noi ci proponiamo di pregare insistentemente, di non darci riposo, di non dare riposo a Dio, ma preoccupiamoci prima di pregare, di verificare la nostra fede e di verificare la grazia di Dio dentro di noi. Perché gli eletti saranno ascoltati da Dio, cioè quelli che credono, quelli che sono figli di Dio. Anche gli altri Dio può ascoltare, ma la parola di verità è per i figli, per gli eletti, per coloro che credono. O Signore, ti chiediamo questa mattina di credere nella tua parola, ma di credere in te. La nostra fede ci salva perché ci mette nella tua grazia, e per la fede che noi siamo salvati. Signore, non è la fede qualche cosa che noi ci possiamo dare, ma è un dono tuo, un dono della grazia divina, il dono più grande che Dio può dare all'uomo, perché è in questo dono che avviene la salvezza. Quanto crederanno saranno salvi. La salvezza è legata alla fede, è un dono di Dio. Chiediamo al Signore questa fede e risvegliamo la nostra fede alimentandola dalla parola del Signore. E nella fede preghiamo. Preghiamo con fiducia, con amore,
con pazienza. Chiediamo in quelle condizioni che il Signore vuole che noi chiediamo, nella sicurezza soprattutto, di essere esauriti, perché la bontà di Dio è su di noi. Il nostro Dio è un Dio che guarisce le nostre infermità, è un Dio che ci libera dalle nostre oppressioni, è un Dio che ci consola. Quando noi chiediamo a Dio di essere liberati dai nostri peccati, dalle nostre catene che impediscono la nostra salvezza, Dio è pronto, non ti farà aspettare la grazia del Signore. Se tu sei retito dal peccato, se sei prigioniero del peccato, se sei prigioniero e non sai come uscire dalla tua situazione, prega con fede, mettiti in grazia di Dio confessandoti, proclamando la tua fede nel Signore, e il Signore ti verrà incontro e ti libererà. Se tu sei oppresso dal nemico che insidia la tua vita e mette in pericolo la tua salvezza, prega e il Signore ti verrà incontro, ti libererà dal nemico che mette in pericolo la tua salvezza. Se tu sei malato, sei malato soprattutto nello spirito, se quella malattia ti impedisce la salvezza, se quella malattia ostacola la tua salute spirituale, se metti in forza la grazia di Dio che è in te, il Signore ti verrà incontro e ti guarirà. A Lui preme la nostra salvezza e tutto quanto coopera per la nostra salvezza, tutto questo il Signore ci darà se noi chiediamo con fede e chiediamo con insistenza. E con la salvezza ci darà tutto il resto, perché Dio è abbondante nella sua grazia. E Dio è così largo delle sue benedizioni che noi saremo confusi dall'abbondanza della misericordia del Signore. Fratelli e sorelle, siamo alla vigilia di una celebrazione, la celebrazione del ventennale. Già siamo oltre il ventennale, ma tutta la diocesi celebrerà domani il ventennale della presenza del Signore nell'innamento e nello spirito qui nella diocesi stessa di Palermo. Non siamo invitati a compiacerci, ma siamo invitati a presentarci al Signore per ringraziarlo innanzitutto di tutto quello che Egli ha fatto in 20 anni, ma a dolerci davanti a Lui di non avere corrisposto alla sua grazia. Quante meraviglie ha fatto il Signore in mezzo a noi, ma i frutti di conversione, di una vita nuova, non sono stati così abbondanti quanto è stata la grazia del Signore. E tutto questo deve essere ammonimento per noi, per batterci il petto, chiedere perdono e prepararci domani a celebrare questo ventennale nella penitenza, nel dolore, perché non abbiamo corrisposto alla grazia di Dio.
soltanto questa è la preparazione migliore. Batteci il petto, e mentre noi riconosciamo che il Signore è stato potente in mezzo a noi, che il Signore ha operato meraviglie in mezzo a noi, guardando poi a noi e alla nostra vita, dobbiamo dolerci di non aver ascoltato la voce del Signore e di non avere fatto i frutti degni di penitenza. In questa vigilia noi vogliamo chiedere al Signore Gesù perdono di non avere corrisposto alla sua grazia, di non avere abbastanza creduto, di non essere cresciuti nella fede, di non avere pregato abbastanza. Dobbiamo chiedere perdono al Signore se non abbiamo amato, se è venuta meno la fede, è venuta anche meno l'amore. E questa è l'unica disposizione per presentarci domani al grande convito, alla grande assemblea. Sì, o Signore Gesù, in questo momento io, a nome dei miei fratelli e delle mie sorelle, ti chiedo perdono per non avere corrisposto alla tua grazia, mentre esalto la tua infinita misericordia, mentre riconosco a nome di tutti che tu sei stato grande e meraviglioso con noi, riconosco a nome di tutti che non abbiamo corrisposto come si doveva la tua grazia, ed è per questo che chiediamo perdono. Chiediamo perdono in questo momento e domandiamo la grazia, col perdono, di risorgere dalla nostra fede languida, dal nostro amore languido, dalla nostra speranza che non si sostiene, che non si alimenta, e di riprendere il cammino, un cammino di fede, un cammino di speranza, un cammino di amore. Amen. Aumenta, Signore, la nostra fede, prima che noi presentiamo le nostre suppliche a te. Noi sappiamo che tu sempre ci ascolti, ma la prima richiesta che ti presentiamo, Signore, come premessa per un ascolto più sicuro delle nostre preghiere, è l'aumento della fede. Aumenta, Signore, la nostra fede in questo momento. È quella che noi ti chiediamo. O Gesù, fa che io creda. Domandi il tuo spirito. Senza il tuo spirito io non posso credere, perché la fede è un dono tuo, e sì un impegno mio, ma è un dono tuo. Credo in te, credo in te, Signore. Credo in te, Signore. Credo in te, Signore. Spero. Spero in te, Signore. Spero in te, Signore. Spero in te, Signore. Tutti
insieme, credo in te, Signore. 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 Spero in te, spero. Spero in te, Signore. Spero in te, Signore. Spero in te, Signore. Spero in te, Signore. Io invoco te, Signore. Io invoco te, Signore. Io invoco te, Signore. Io invoco te, Signore. Vogliamo aprire, o Signore, questa mattina il tuo cuore. Vogliamo, Signore, che Tu ti commuovi dinanzi a tutti noi. Vogliamo, Signore, quest'oggi celebrare davvero, Signore, la nostra fede in Te. Ma ci rendiamo conto, Signore, di essere davvero senza fede. Signore, vieni questa mattina e aumenta la mia fede. Aumenta la nostra fede, o Signore. Vogliamo gridartelo tutti insieme. Aumenta la nostra fede, o Signore. Ancora dobbiamo gridarlo al Signore. Aumenta la nostra fede, o Signore. Aumenta la nostra fede, o Signore. Donaci la fede, Signore. Guariscimi dalla sfiducia, o Signore. Fa che io creda in te, o Signore. Gesù, Signore, guariscimi. Io grido a te. E tu mi ascolterai. Grazie, Signore. Vogliamo invocare lo Spirito Santo, lo Spirito di fede, perché scenda adesso in mezzo a noi. Perché se non abbiamo fede non possiamo chiedere nulla. Dice il Signore nel profeta Isaia, anche se i monti vacillassero, non si allontanerà da me il mio affetto, da te il mio affetto. Ma se la fede non ce l'ho, come faccio, oh Signore, ad accogliere il tuo affetto? Se i monti vacillassero, se tutti ti abbandonassero, anche se una madre abbandonasse il proprio figlio, io non ti abbandonerò mai. Signore, aumenta la mia fede perché io creda nella tua parola, che è un evento di salvezza per me. Per questo vieni, o Spirito di Dio, vieni con potenza questa mattina e scuoti in mezzo a noi il torpore, svegliaci dal sonno, liberaci dalla nostra fede e donaci la fede del Vangelo, quella fede forte e potente che sposta la mia montagna. Signore, siamo qui, malati di ogni genere, di ogni tipo. Vieni, o Signore, con potenza, te lo gridiamo. Questa mattina, o Signore, manda, o Signore, la potenza del tuo Spirito su di noi, perché noi riviviamo, Signore, perché il nostro cuore riviva, perché è morto davanti a te. Vieni, o Signore, con la forza del tuo Spirito e ravviva in noi il dono della fede. Vieni, o Spirito Santo, noi tutti ti invochiamo, scendi su di noi. Maestro, guardi il fico che hai maledetto, si è seccato. Gesù allora disse loro, abbiate fede in Dio.
In verità vi dico, chi dicesse a questo monte levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dici avverrà, ciò gli sarà accordato. Io credo. Per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché possiate essere ascoltate dal Padre mio, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdona voi i vostri peccati e ascolti la vostra supplica. Fratelli e sorelle, sono le tue condizioni che il Padre del Cielo questa mattina, per mezzo del suo Figlio, ci mette davanti. Fede, fede in Lui, ma anche perdono. Se perdonate di cuore al vostro fratello, anche il Padre vostro vi ascolterà, vi perdonerà, e tutto quello che chiedete vi sarà dato. L'esaudizione del Padre è legata alla fede e al perdono. Se non c'è fede, non c'è perdono, non possiamo nulla sperare. Ecco perché le nostre preghiere non sono esaudite. Ecco perché tante volte attendiamo sconsolati e non vediamo la grazia di Dio. E allora crediamo nella potenza di Dio e perdoniamoci gli uni gli altri i peccati, e il Padre del Cielo ci esaudirà. E adesso, fratelli e sorelle, ascoltiamo in breve le suppliche che sono state formulate su richiesta delle persone che hanno telefonato, e presentiamo le altre suppliche qui sull'altare, prima di proseguire nel santo sacrificio della Messa. Dio Signore, vogliamo continuare questa... Signore, ti presentiamo adesso tutte queste suppliche raccolte in questa cesta. O Signore, tu leggi nei cuori. Sono centinaia e centinaia di suppliche. E ci sono tante altre suppliche non espresse, non scritte. Signore, in questo momento noi ti presentiamo le suppliche deposte in questa cesta e le altre suppliche che sono ancora celate nel cuore dei presenti, e richiediamo di esaudirci, ti chiediamo di venirci incontro, ti chiediamo ancora questa mattina guarigioni, liberazioni, conversione di cuore, consolazione nello spirito. Siamo sicuri, Signore Gesù, che tu ci esaudirai. Intanto ti ringraziamo perché tu hai toccato un tumore all'utero e lo hai fermato. Grazie, Signore Gesù. Ti ringraziamo, Signore, perché tu dici a un giovane qui presente, tu non ti vuoi confessare perché ti vergogni, vieni, io sono tuo padre, io ho dissipato già il tuo peccato, vieni perché riceva dal sacerdote la mia benedizione, non avere paura, io ho dimenticato i tuoi peccati, vieni a confessarti con fiducia. E per un giovane qui presente. Ci sono tante altre guarigioni, fratelli e sorelle, che il Signore sta operando in questo momento. E noi di queste guarigioni vogliamo rendere grazie al Signore. Il Signore sta toccando diverse persone, sta toccando
il cuore di alcune persone, stanno unendo una persona per il suo comportamento e sta traendo dalla droga un ragazzo qui presente. Sta guarendo anche una persona qui a casa, a letto, per la fede di una parente che è qui presente. Signore, ti ringraziamo di tutti questi doni che tu stai facendo in questo momento e vogliamo proseguire nel santo sacrificio dove tu ancora una volta, Gesù, ti immolerai per noi e attirerai dal Padre grazie su di noi. Amen. Canto numero Alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia. Fratelli, è il momento della comunione. Il rito si apre con l'invocazione del Padre. Il Padre qui in mezzo ai suoi figli, egli ci ha dato il suo unigenito. Gesù è presente nella realtà del suo corpo e del suo sangue, dono del Padre. A lui alziamo le mani e col cuore pieno di amore e di perdono diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E non ci indurre in tentazione, ma libera noi dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Liberaci, o Signore, dalle radici del male, i vizi, dalla radice più profonda del male, che è il peccato dentro di noi, che cresce attraverso le trasgressioni. Sradica, Signore, dal nostro cuore il peccato e noi rivivremo tutte le altre schiavitù, tutte le malattie dello spirito, tutti i turbamenti e le angosce sono radicati nel peccato. Padre del cielo, liberici dal peccato e col peccato liberici dai turbamenti, dalle angosce, liberici dagli influssi del maligno, fa che attendiamo con gioia la beata speranza, fa che si verifichi in mezzo a noi
il regno del tuo figliolo Gesù Cristo, nostro Salvatore. Tu è regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. E adesso, Signore Gesù, ci rivolgiamo a te. Abbiamo bisogno della tua pace, quella che scende dal tuo cuore, non quella che fabbrichiamo noi con le nostre arti, quella che scende dal tuo cuore. Tu hai perdonato sempre, continuamente perdoni, e vuoi che noi ci perdoniamo. Tu hai detto, siate un cuor solo e un'anima sola. Vi do questo mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Da questo conosceranno gli uomini, che siete i miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri. Signore Gesù, ti chiediamo l'unione dei cuori. Fa che noi superiamo tutte le difficoltà provenienti dall'ambiente, dall'educazione, da altre cause. Superiamo ogni barriera, perché diventiamo in te, nella verità, un cuor solo e un'anima sola. Non guardare i nostri peccati, ma guarda la fede della tua Chiesa e dona alla tua Chiesa e a tutti noi unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cantiamo un canto di pace e di amore e ci daremo il segno dell'amore e della pace. E venus cielo santo, la vittoria abbiamo in te. La vittoria abbiamo in te. C'è da spostare una Y10 targata Palermo A01671. Perché tu questa mattina stai guarendo diverse persone, ma stai toccando soprattutto le malattie più gravi. Ti ringraziamo, Signore, perché stai toccando un utero di una persona affetto da cancro. Tu dici al cancro di arrestarsi, il cancro si rimpicciolisce all'ordine del Signore. E così anche allo stomaco c'è un simile male, il Signore lo ferma e regredirà poco a poco. C'è una persona che ha fatto esame di sangue ed è preoccupata, rifaccia l'esame di sangue, Dio pulisce il tuo sangue in questo momento, tu hai fatto la comunione e hai ricevuto il sangue di Gesù nell'ostia. Il sangue di Gesù ripulisce il tuo sangue. Benediciamo al Signore perché ha toccato la valvola mitralica di una persona e un'altra persona ha toccato pure il cuore. Signore, tocca e guarisce. Signore, ti ringraziamo delle grazie spirituali che vai concedendo. C'è un giovane che ha il tatuaggio. Il Signore dice, il vero tatuaggio che io ho compiuto in te è il sigillo del battesimo. Quello sì che è il tatuaggio che vale. Io ti ho segnato con il mio sigillo e ti riconosco per mio figlio. Gli altri tatuaggi non valgono. Ricordo del tuo battesimo
e ritorna a me, e per un giovane tatuato. E dice di una coppia che intende separarsi: io odio il divorzio, odio il divorzio. Già nel vecchio patto ho detto questo per bocca del mio profeta Malachia, e nel nuovo patto ho detto: non separi l'uomo ciò che Dio ha unito. Tu mediti di divorziare da tua moglie, non parlo perché è contro la mia volontà. Io scenderò nella tua famiglia e rimedierò a tutto. Grazie. Grazie, Signore Gesù. C'è un enfisema polmonare che mette in pericolo la vita di una persona. Il Signore tocca e guarisce. Grazie, Signore. C'è anche un aneurisma che il Signore tocca in questo momento. La persona non è qui a casa, ma la persona interessata, che è una familiare qui, può portare questa bella notizia. Grazie, Signore. E adesso, fratelli e sorelle, noi abbiamo incominciato a pubblicare le testimonianze di conversione, di liberazione, di guarigione, che si sono verificate nei nostri gruppi in 20 anni. Tutto l'archivio è messo a disposizione e andiamo scegliendo, cominciando dalle più antiche testimonianze, quelle che possono avere un significato. In questo libretto abbiamo così la testimonianza di quattro donne, sono tutte quattro donne che sono state raggiunte da tragici eventi e hanno perdonato pienamente a coloro che hanno trucidato. E sono testimonianze belle dove si mette in risalto la grazia di Dio, che in luogo della vendetta, del rancore, dell'odio, ha messo il perdono, la pace, la gioia e una grande fecondità spirituale, non soltanto in quella persona, ma nella famiglia e in tutto quel luogo dove la famiglia abita. Potete così prendere questo libretto alla porta. Domani sarà messo in vendita, cioè dato, qui non parliamo di vendite, un altro libretto di una guarigione sul comando di un carcinoma al polmone. È una testimonianza ben documentata, documenti sia di Parigi sia di Palermo di tanti anni fa. E così man mano andremo pubblicando tutte le grazie che il Signore ha fatto, o nello spirito o nel corpo, a tante persone. Si tratta di centinaia di grazie, ma andiamo pubblicando così man mano e andiamo avanti. E adesso riconcentriamo lo sguardo su Gesù, il liberatore. Guardiamo a Lui. È una cosa che mi prende nel cuore, quello che il Signore vuole. Perdoniamoci gli uni gli altri. Il perdono totale, totale, totale. Quello che noi non sappiamo dare, che è dono di Dio. Chiediamolo questo dono con tutto il cuore, e tutte le altre grazie ci saranno date. Fratelli e sorelle, Signore, Tu per nostra correzione ci dai un castigo,
ma quel castigo è pegno di salvezza, perché tu, dopo il castigo, dai la remissione del peccato e la guarigione. È un testo del profeta della Sapienza. E c'è un altro testo che dice: non li guarì un'erba né un emolliente, ma la tua parola, Signore, la quale tutto risana. Ogni guarigione viene dal Signore. Dio può usare tante vie per guarire: la via del medico, la via di un terapeuta, ma può usare un'altra via, la via del sacramento, un'altra via, la via carismatica. Ma tutto viene dal Signore, perché Lui che risana e guarisce ogni malattia. Il trattamento prima della processione, diamo una brevissima testimonianza. Io voglio ringraziare. Sono un po' emozionata. Ringrazio il Signore. La mia bambina Valentina, di 8 anni, ha avuto un intervento, aveva una membrana nella vena del cuore. E ringraziando a Dio, tutta la comunità, le preghiere di Padre Matteo, tutti, è andato tutto bene. Per la bambina è stato un viaggio, è stata contenta. Ringrazio con tutto il cuore il mio Signore. Amo tanto Gesù, Signore, dammi tanto fuoco e tanto amore. Grazie Gesù. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti dei tuoi sacramenti, in questa celebrazione in onore della Beata Vergine Maria, fa che sul tuo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito.